Questa società dove tutto appare nulla e limpido, Teresa Esposito avverte di essere un punto esclamativo e inizia a scrivere la sua storia. Infatti, dietro ogni storia c'è un però, e in questa storia che andrò a narrarvi vi è anche una donna selvaggia che lotta oltre il suo tempo. Le ho detto mille volte, forse anche più di mille, da sempre, che il tempo è galantuomo. Teresa esprime nelle sue liriche e nei suoi racconti momenti salienti di un'anima smarrita in un'epoca che non riconosce sua, più sua. Un'anima che subisce una metamorfosi e si evolve con il passare degli anni, dove la sua anima, inevitabilmente coinvolta nel percorso, si tira addosso un carapace che funge da dolore. Nello scorrere degli anni che si accendono e si spengono come candeline sulle sue torte, un soffio là è in una nuova stanza dove ospita il suo ego vagante ed insieme escono a cercare le verità, come si fa quando si va a raccogliere lumache a più lungo.